Pablo Picasso è stato un grande artista, su questo non c'è dubbio. Tra i vari aforismi a lui attribuiti, ce n'è uno citato anche da Steve Jobs, a cui sono molto affezionato. I cattivi artisti copiano, i buoni artisti rubano. Il successo viene raggiunto quando si riesce a sfruttare le migliori idee di chi è venuto prima, senza imitare le opere precedenti punto per punto, ma piuttosto trasformando la propria arte in qualcosa di nuovo. Bene, ricordatevi questa frase e memorizzatela, perché la storia di oggi è la dimostrazione esplicita che se fai cagare a rubare, ti ritroverai soltanto con una serie di fallimenti. Ebbene, ecco voi, i giochi degli MMMs. Per aumentare la PIL dei famosi cioccolatini colorati a forma di bottone, alla fine degli anni 90, Mars, l'azienda proprietaria del brand, inizia a produrre degli spot commerciali con protagonisti Red e Yellow, due MMMs antropomorfi in 3D già presenti in varie pubblicità cartacee del tempo. They love you. Both of you. I due personaggi vengono accolti con entusiasmo dal pubblico e, cavalcando l'ondata di interesse da parte dei più giovincelli, la società decide di fare un ulteriore passo avanti verso questo target: creare dei videogiochi educativi. E non dei CD da scatola dei cereali, ma delle vere pubblicazioni in custodia. Così, nel settembre del 2000, per computer, esce MMM's The Lost Formulas, il primo titolo dedicato interamente allo snack statunitense, l'inizio di questa meravigliosa avventura. E sulla copertina troviamo la dicitura «Il gioco matematico d'azione ad alta energia», e questo vi fa già capire a cosa andremo incontro. Ma le sezioni con numeri e operazioni sono il problema minore. Facciamo un gioco. Io vi mostro il gameplay e voi dovete dirmi cosa vi ricorda. Siete pronti? Indovinato! Questo gioco è una cazzo di copia di Crash Bandicoot. Non solo lo stile palesemente ripreso dall'avventura della mascotte di Naughty Dog, ma anche gli asset e gli scenari si assomigliano. Le casse sparse per i livelli che si infrangono con lo stesso suono. L'animazione utilizzata per ottenere gli MMMs ripresa dai frutti Wumpa. I checkpoint con praticamente la stessa scritta. Anche il modello delle casse con la freccia verso l'alto, la TNT con il timer, la cassa nitro. Ma, scopiazzata a parte, qualcuno mi vuole spiegare perché ci sono dei cazzo di esplosivi nelle catene di montaggio degli MMMs? Se non siete ancora convinti, gustatevi le animazioni di Yellow che salta e rotea con lo stesso movimento di Crash. Cioè, per assurdo, le uniche sezioni originali sono i livelli di matematica, che si alternano a livelli su veicoli e livelli a scorrimento. E su quello non ho nulla da ridire. Ma il vero pezzo forte di questo gioco sono le cutscene. Ogni intermezzo animato tra un livello e l'altro riprende a piene mani lo stile e la comicità degli spot commerciali degli snack. Tra l'altro, ho scoperto che la voce originale di Yellow è quella dell'attore J.K. Simmons, ovvero il J.J. della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi e Terence Fletcher di Whiplash. Is that you are the voice of the yellow M&M. Yeah? Per massimizzare le vendite, il reparto marketing degli MMMs decide di puntare sul periodo natalizio per la finestra di lancio delle loro creazioni digitali future. E così, nel dicembre del 2000, esce MMMs Minis Madness per Game Boy Color. Il gioco è un platform originale con la possibilità di usare ben 4 personaggi diversi tra le mascotte degli MMMs con abilità uniche. Per risparmiare sulle spese, gli sviluppatori hanno pensato di estrapolare la copertina del primo gioco e adattarla leggermente, aggiungendo gli artwork di green e blu. Quindi non solo copiano gli altri, ma anche loro stessi. Nel settembre del 2001, non contenti dei risultati ottenuti, viene rilasciato un remake per PlayStation di quel capolavoro di The Lost Formulas, durante l'anniversario della sua uscita, cioè l'anno dopo. MMM's Shell Shocked. Il gioco è identico al predecessore per PC, se non fosse per la rimozione dei livelli matematici, quindi togliendo pure l'unico elemento originale. Ma attenzione, la copertina è cambiata! Red ora è al posto di Yellow e Yellow è al posto di Red. Quindi questo è il tipico regalo che la nonna ti porta a casa a Natale dopo che le hai rotto i coglioni un anno intero per avere una copia di Crash Bandicoot e tu devi anche far finta di sorridere. 2 mesi più tardi, a dicembre 2001, per rispettare il pattern di pubblicazione ormai battezzato, esce MMM's Blast per Game Boy Advance. E a sto giro non si tratta di un remake, e la copertina è del tutto nuova. Finalmente abbiamo un gioco puro, originale e senza ispirazioni troppo esplicite. Un momento, ma questo menu iniziale in stile palcoscenico,
la selezione di personaggi, i dadi da lanciare, i minigiochi. Oh, l'hanno fatto di nuovo. Ragazzi, questo titolo è identico a Mario Party 2 per Nintendo 64. Cioè, pure lo sfondo del menu principale con tutto lo scenario in vista. Vabbè, andiamo avanti, che è meglio. Passano gli anni senza neanche un gioco dei nostri eroi preferiti e giungiamo alla primavera del 2007 con MMM's Break'em, un particolare puzzle game per Game Boy Advance e Nintendo DS. Vuoi vedere che dopo tutti questi anni trascorsi il team marketing avrà scelto di creare finalmente un'opera innovativa e mai vista al 100%? Vi devo confessare che in questo caso è stato molto difficile riconoscere il gioco di partenza. MMM's Break'em non è altro che un remake di Jam Smashers per Game Boy Advance, identico addirittura nell'interfaccia, con Red al posto di Bao, uno dei personaggi selezionabili nel titolo originale. Ma abbiamo un colpo di scena. Entrambi i giochi sono stati sviluppati dalla stessa azienda, Frame Studios, che tra l'altro è una compagnia italiana di Belluno. Doppio colpo di scena. Quindi questo non lo contiamo come copia, giusto? Dicembre 2007, si ritorna alle origini con le uscite prenatalizie. Ragazzi, questo è il pezzo forte che mi ha fatto scoprire tutta questa serie di videogiochi spettacolari. Credo basti soltanto il titolo per capire a cosa andrà paragonato. MMM's Kart Racing. Ebbene sì, il gioco di corse degli MMM's per Wii e Nintendo DS, considerato dalla critica come uno dei peggiori giochi di sempre, cioè addirittura peggiore di Shrek Swamp Kart Speedway. Il sistema di controllo è abominevole. Degli effetti sonori, meglio non parlarne. Il commentatore ogni 3 secondi deve assolutamente urlare Approaching sound barrier! Approaching sound barrier! Approaching sound barrier! Il sistema di collisioni ha qualche problemino in alcuni circuiti e poi i circuiti hanno dei nomi creativi fantasiosi come spiaggia, foresta, casa e quartier generale alieno. Cioè, ma cosa diavolo sta succedendo nel mondo degli MMM's? Non ci sono oggetti da lanciare contro i nostri avversari per ribaltare le sorti. Gli unici elementi presenti sono delle monete di cioccolato che non hanno nessun effetto durante la gara e delle tazzine di caffè che donano un leggero boost alla velocità. Fine. Oh, da recuperare? Assolutamente. 2008! E non vi dico nemmeno il mese perché tanto già lo sapete. Un altro Natale spettacolare con MMM's Adventure. Un action adventure, ovviamente, per Wii e Nintendo DS. La fabbrica dei nostri amici è di nuovo andata a puttane, e non solo quella, e tocca a Red risolvere la situazione. Vi state chiedendo a cosa si sono ispirati questa volta? È presto detto. La struttura del mondo è a livelli, accessibile soltanto se il numero di MMM's raccolti supera l'indice numerico delle varie porte sparse per l'hub centrale. Ogni livello è poi suddiviso in vari sottolivelli in cui vanno recuperate monete ed MMM's. Questo schema ricorda molto Super Mario 64, ma a questo giro gli elementi in comune sono minori, per fortuna. Tra l'altro la versione DS è un capolavoro. Il gioco per Wii è talmente grande che per trasportarlo su cartuccia hanno messo il motore grafico a 20 fps. C'è nebbia ovunque, come in pianura padana d'inverno, non c'è il voice acting dei personaggi, ma soprattutto l'intera colonna sonora è stata ridotta a soli 2 brani. 2! Quindi per buona parte del tempo sentirete soltanto questo. Nello stesso mese, MMM's decide di fare il colpo grosso e pubblica un altro gioco per Wii, MMM's Beach Party. Tra l'altro, Beach Party a dicembre, perfetto. Si tratta semplicemente di un party game alla Wii Sport con una serie di minigiochi estivi che tutti farebbero in compagnia dei propri amici durante le torride giornate d'agosto. Skee-ball, volleyball, lancio dell'anello e Colornator! I minigiochi sono talmente divertenti che i personaggi non riescono a contenere l'entusiasmo. Ahimè, tutte le cose belle, prima o poi, hanno una fine. E così dal 2008 fino ad oggi non è uscito più nessun videogioco su console. Ma quest'anno i nostri amici cioccolatosi sono tornati più forti che mai, su mobile, con un puzzle game che riprende lo stesso nome del gioco per Wii e DS, ovvero MMM's Adventure. E vi devo dire che è carino, forse il primo di una lunga serie di insuccessi ad essere considerato presentabile, anche se il target di riferimento si è alzato parecchio rispetto ai primi titoli
e si nota l'ispirazione a Candy Crush. Perlomeno la massima di Picasso è stata rispettata per una volta. Ma volete sapere una cosa molto divertente? La citazione attribuita a Picasso in realtà non è totalmente sua. Cioè non vi sono prove che il pittore l'abbia effettivamente pronunciata o scritta. Ma se così fosse, la frase sarebbe stata ripresa e modificata da un saggio di T.S. Eliot nel quale scrive che i poeti immaturi copiano, mentre i poeti maturi rubano. E quindi mi resta una sola cosa da dirvi, dopo mesi di ricerche, indagini, studi sui titoli degli MMs. Una verità mia, mia soltanto. Le compagnie immature copiano, mentre le grandi compagnie pubblicano i giochi a dicembre. Spero che questa carrellata di pezzi del 90 vi sia piaciuta. Mi sono divertito moltissimo a ricercare ogni similitudine, ogni follia presente in questi giochi. Peccato che in Europa non siano stati commercializzati in gran numero, perché volevo una copia di MMM's Kart Racing da portare qui nel video e anche per la mia collezione. Ma cazzate a parte, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace e per il resto ci vediamo come sempre in un prossimo video. A presto! I gialli sono i migliori.